Bentornati sul canale Senza Identità. Incredibile. Ah, operazione speciale iniziata. Pensa te. Ah, bello. Allora, bentornati sul canale Senza Identità. Siamo tornati dopo tanto tempo su un video di Bullet Echo. Ciao. Non pensavo di portarvi altri video di questo genere, ma effettivamente qualche novità c'è. Una vita irrisoria in un certo senso, però perché no? Allora, anzitutto c'è l'evento speciale che dura 2 giorni. Evento speciale, combatti per un clone per i famosi. Sì, ma di che evento si tratta? E perché me lo segno così? Ah, perché c'è l'offerta. 40 pacchetti. Ma, vabbè, alla battaglia, se uso questi eroi, prenderò 5 punti in più. Sì. Boh, alla battaglia, ma cos'è un re della collina? Non so. Onestamente non saprei. Allora. Sì, sempre re della collina. Ok, beh, facciamo l'evento. Non era veramente mia intenzione fare l'evento, devo essere onesto. Volevo fare un'altra cosa, volevo fare un po' di partite 1v1. E non ho. Bello, sono arrivato dai 11esimo, senza munizioni. Proprio simpatica sta cosa. Usiamo sempre Firefly, non mi piace usare Satoshi. Se avessi avuto le munizioni avrei ammazzato sicuramente Satoshi. E forse Firefly, non saprei, comunque. Però così, no. Vabbè, speriamo che vada meglio la prossima. Non so quanto dureranno, volevo fare anche 9 vittorie normali con... insomma, volevo far vedere qualcosina, però... Vabbè, magari farò più video... vabbè. Vai! Proprio sta andando benissimo, devo dire. Vabbè. Ah. Vabbè, facciamo al volo queste 10 partite, poi vi faccio vedere le novità sul mio profilo, abbasso un attimo il volume. Ah. Oh, che cos'è, la lana delle munizioni questa? Ok. Ok, e qui aspettiamo perché, cioè, insomma, magari riesco a prendere più di 9 punti. Lasciamo che siano gli altri a scannarsi. Tanto, munizioni non me ne servono altre, cioè, è un cecchino, spara un colpo a botta. Non mi servono chissà quante munizioni. Ok, quinto. Al momento arrivo quinto. Ok. Quarto.
Secondo o terzo? Mi sono auto-ammazzato. Celestiale, vedete? Sono un celestiale. Vabbè, poi ve lo faccio vedere dopo. Secondo, 14 punti. Ok. Che se arrivassi secondo normalmente, senza 5 punti in più, comunque prenderei 9 punti. Quindi, in ogni caso, mi conviene usare Farfly e non Satoshi perché sarà pieno di Satoshi. Ok, sarà pieno di Satoshi e Farfly. Quindi, un conto è attaccare a distanza e un conto è attaccare da vicino. Cioè, Satoshi da vicino chiaramente vince, ma a distanza ha molte meno possibilità, visto che farà mappe con 15 giocatori, diciamo che la scelta della distanza è migliore. Questa cosa che ho appena fatto non serve a cavolo per Firefly, eh? Vedete, qua ho fatto una cazzata. Mi sono avvicinato e invece devo rimanere per i cazzi miei. Però vabbè. Avanti. Farò due video uno dietro l'altro. Ovviamente che caricheranno diversi momenti. Vabbè, questo lo faccio per i primi 10 biglietti dell'evento, poi via via che caricherò un biglietto, manderò avanti il discorso dell'evento, ma non farò un video ogni biglietto, se no, cioè, sai che senso c'ha? Potrei addirittura stopparmi qua, effettivamente. Tanto, alla fine avete visto, l'evento è questo, sto facendo anche abbastanza pena. Ok, allora così qua faccio questa e poi vi faccio vedere altre partite. Così facciamo magari un video unico. Sì, faccio così, va. Vai. Come morirci male? Vabbè. Vai, Satoshi. Mazzo, bello Cyclops. Medio raggio e fa pure male. Ah, c'ha pure il radar. Carino. Ah, vedi? Interessante Cyclops. Va bene. Sesto posto, un po' uno schifo, ma va bene. Ok, allora. Finiamola qua. Sì. Allora. Poi, eroi. Ecco i miei eroi al momento, i celestiali che posseggo. Già, celestiali, sì, esattamente. Eravate, ricordate, cioè eravamo rimasti, mi sembra che avessi solo Freddy, celestiale. E mi sembra, non sono neanche sicura. E ora invece ne ho un bel po'. Tutti fatti piano piano. E poi rimangono loro che piano piano sto portando su. Ed ecco la novità. Mi sono dedicato a giocare con Ghost. Sì, perché Ghost devo dire che è veramente un personaggio che mi diverte. Che io perdo, io vinco. Quando io perdo, diciamo che allora, tranne che io non faccia qualche stupidata, e quindi vabbè, se perdo per qualche stupidata, un po' ci rosico, è chiaro.
Però, a parte questo, gli eroi che mi mettono in difficoltà sono Levi, quando usa il radar, chiaramente, perché può identificare anche gli invisibili come me. Vabbè, un altro ghost, ma se mi abbatte un ghost uno stalker non ci rimango male perché, diciamo che sono gli unici due fantasma che ci sono. E poi basta. Ah, sì, vabbè, Angel. Angel sì, perché è veloce, c'ha sto scudo che è un grosso problema. Ok. Un attimo, eh. E poi per il resto io continuo a giocarmela così. Cioè, di fatto sto perennemente invisibile quando gioco e perennemente no, perché ci sono i secondi che devo usare con parsimonia. Chiaramente per un discorso di rapidità nelle uccisioni, le munizioni a questo eroe finiscono abbastanza velocemente. Quindi devo anche centinellarne. Centinellarle. Vabbè, usare il contagoccia. Praticamente, ora vabbè, volevo vedere se riuscivo a vincerne una, sono arrivato terzo, purtroppo, ripeto, ci ho beccato un altro ghost che è diventato invisibile quando io sono diventato visibile, quindi. E poi eravamo rimasti in tre, quindi era chiaro che mi stessi buttando addosso di spalle al primo che sarebbe stato felice di farmi la pelle. Alla fine mi ha fatto la pelle ghost. Però vabbè. Io speravo che ci fosse tolto anche lui l'invisibilità da poco e quindi speravo di colpirlo di sorpresa e non è stato così e vabbè però diciamo che quando perdo contro un altro ghost non ci rosico perché alla fine è tutta questione di probabilità, potrebbe andarmi bene o potrebbe andarmi male. Ok, c'è uno tizio, esatto, ecco, vinta una. Ok, e quindi diciamo che vorrei portare, poi ora farò 8 vittorie piano piano, prenderò 3 forzieri e ci riesco anche abbastanza rapidamente, cioè non mi va sempre bene così, diciamo che gli eroi come... allora, gli eroi con cui ho difficoltà da buttare subito giù sono... A full, se sono a piena vita. Arni, Dragoon, o Dragon, come vi pare, Smog, tantissimo, e Sparkle. Se ho il caricatore, il potenziamento del caricatore, che è una cosa quasi indispensabile per questo eroe, perché la mitraglietta di colpi dura più a lungo e ci metto
fare 2 secondi in meno per uccidere il nemico. Allora solo Smog diventa comunque a full vita impossibile da abbattere, almeno per me. E mentre con il potenziamento del caricatore gli altri tank diventano facilmente abbattibili anche a full vita. Ripeto, lei è difficile perché se usa lo scudo mi butta giù tranquillamente. Gli altri, a parte lui quando c'è chiaramente un altro ghost, quando è invisibile, e vabbè, tutti i check-in diciamo alla distanza, se riescono a centrarmi alla distanza ho avuto sfiga, ma hanno visto a distanza, hanno sparato, hanno fatto bene e perdo. Diciamo che a distanza meglio ravvicinata, se io individuo e facciamo uno scontro uno versus uno, tranne che non abbiano armatura ultra leggendaria con equipaggiamenti presi nella mappa già incastrati, come l'armatura, l'armatura più spessa, i potenziamenti di attacco, eccetera. Diciamo che è quasi un 80-20 di vittorie per me, 80% di vittorie e 20% di sconfitta. E ovviamente succede chiaramente che invece io perda anche con eroi di cui pensavo di non perdere, ma là è perché sono o stellari o hanno equipaggiamenti veramente cazzuti addosso. Punto. Ok, se trovassi qualcuno con cui giocare, vi farei vedere invece una partita. Sono negli Elite, se vedete il mio nome, che non ripeterò, dopo Elite potete leggerlo da voi. Sono nella gilda chiamata Elite, che mi ha reclutato un po' di tempo fa. E gioco con loro adesso. È una gilda abbastanza forte, straniera. Ci sono un paio di italiani, però mi trovo abbastanza bene. Purtroppo gilde italiane non ce ne sono, nel senso che ce ne sono un paio, ma sono praticamente non giocano quasi più, e quindi giocare con loro diventa impossibile. Gli italiani sono un po' sparsi in questo gioco. Peccato perché ho uno sparatutto e pensavo che la gente ci giocasse molto più assiduamente da parte degli italiani. Ok. Beh, qua ci dobbiamo le munizioni, molto simpaticamente, come spesso accade, perché sotto c'è. No, speravo di farcela. Ah! No, ma vaffan bene. No, vabbè. Ecco, in questo caso, per esempio, non so perché non sono riuscito a ucciderlo subito. E questo ha determinato la mia sconfitta. Peccato. Peccato perché in teoria era morto. Forse la prossima volta non devo mettere. Uno sbaglio che faccio con Ghost è che metto di fianco e mi scordo spessissimo di mettermi alle spalle del nemico, e invece molto determina la vittoria o la sconfitta questo piccolo dettaglio, perché è un po' un infame Ghost come combattente in questo gioco, però il suo potere è micidiale se può avere quei secondi in più per determinare la vittoria o la sconfitta del nemico. E quindi, visto che è fragilissimo, più io riesco a guadagnare secondi per attaccare, più ho la possibilità di vincere. Ecco qua. Che cavolo. Vabbè. Ok. Vabbè.
Attenzione. Non faccio. Vabbè, costi danni. Ancora. Ok, vinto. Devo dire che con Ghost mi diverto moltissimo. Anche quando perdo, diciamo che alla fine mi diverto. E se non ti diverti in un gioco, non ha senso giocarci. E basta. Quindi continuerò così. Poi vabbè, porto avanti l'evento, che probabilmente significherà continuare a perdere su perdere con Firefly, però vabbè, sti cavoli. Niente, se riesco faccio una terza vittoria, insieme ai compagni di Gilda, se no, niente. Ma giochiamo. Vabbè, io vi saluto qua perché dice il video alla fine bullet echo perché ve lo ricordate, quindi inutile stare qui a perdere tempo. È stato un piacere riportarmi un video su questo gioco.